Poi anche se vuoi, se lui ce l'ha, puoi curare anche il Capitan America, Sì, se ha la carta. ok. Carta gregario, la faccio vedere, è come una carta alleato, ma ovviamente non subisce danni quanto agisce. Iniziamo un secondo ed è carta. Interruzione obbligata, assegna Rairo. Quando vai in attacco, l'attacco ottiene sopraffazione. In questo attacco i danni in eccesso a un alleato vengono inflitti al controllore di quell'alleato. Ok. Quindi adesso Rhino Ah, attacco 6? avrà 6 di attacco, quindi state molto attenti, soprattutto a Spider-Man. Ah no, comunque ha aumentato la vita, perché potresti morire in un colpo solo. Ok, adesso giriamo la tua carta. Sì, effettivamente è bello, cioè era Allora, molto. questa è una carta incombenza e Ok. andrà a Capitan Perché America. la sua? Perché la sua? La faccio Vuoi farla vedere. vedere? Uomo fuori dal Ce n'è tempo. una per personaggio. Prima era uscita quella di Spider-Man, ma era Esatto. uscita in un'altra situazione. Fai ricevere al giocatore Steve Roger. Puoi assumere le sembianze di alter ego e scegli un effetto tra esaurisci Steve Roger e rimuovi Uomo fuori dal tempo dal gioco. Scarta metà delle carte della tua mano, arrotondando per difetto, scarta questa carta incombenza. Però siccome lui è già esaurito. No, non c'entra nulla. Ah no, perché posso soltanto. Eh no, ma dice di. Il primo esaurisce. Esaurisci Steve Rogers. Quindi lui. Lui Può comunque. flipparsi. Perché Esatto. questa carta gli dice che Gli lo può dice che può fare. farlo. Allora, tu potresti diventare Steve Roger. Esaurirlo. Ma esaurirlo no, perché è già esaurito. Ok. E quindi Puoi dopo. potresti fare al massimo la seconda, cioè scartare metà delle carte che hai in mano per scartare questa incombenza, altrimenti mi sa che rimane inattiva. No, Cosa no, no, succede questa se? qui, allora. Ah, se non fa l'uno deve fare Sì, per l'altra. forza, devi fare una delle Ok. due cose. Questo, cioè, nonostante io sia già esaurito, cioè, non mi è possibile fare Esaurirla l'ultimo di nuovo, effetto. C'è no. una particolarità delle due Ok. cose, che se avevi la possibilità di fare la prima, questa carta veniva tolta proprio dal gioco. Dato che non è possibile farlo, dato che dovrai per forza togliere le carte, questa carta andrà nella pila degli scarti del cattivo. Quindi se dovessi rimischiare il mazzo, ti uscirà sicuramente di nuovo. Ok, quindi lui non può necessariamente. utilizzare l'abilità di Capitan America per scartare una Solo nel mio carta turno. solo No, nel solo tuo nel suo turno. turno. Ok. Quindi in questo caso devo necessariamente fare la seconda. Scartarne Esatto. quante? Metà per difetto, quindi due. Due. Sì. Facciamo queste, dai. Se vuoi dire ai giocatori che quando termina il mazzo Riservo. del cattivo va rimischiato, il cattivo tramerà di uno o più. E Ah, ok, mentre perfetto. secondo noi finiremo il nostro mazzo, girerò una carta in più per lui. Solo in Ok, quel turno. fatto. Ok. Finisce il turno. Finisci. Ripetiamo in maniera più chiara. Sì. Quando terminerà il mazzo del cattivo, il cattivo avrà un segnalino più uno trama, quindi si rimischieranno gli scarti e all'inizio del turno tramerà di più uno. Quindi Esatto. in questo caso lui tramava di 2, quindi uno per giocatore, inizierà a tramare di 3. Non davanti alla telecamera, per Madonna. favore. No, non l'avevo vista Quando proprio. invece terminerà il mazzo dei giocatori, i giocatori subiranno una carta in più durante la fase delle minacce. Ok, adesso inizia Spider-Man. Perfetto. Perfetto. Allora, io vorrei attaccare il Gregorio. Il Gregario Gregario? per farlo fuori e poi giocare anche la sera interrogatori, Allora, diciamo. una cosa alla volta. Qui c'è l'opposto per Con che cosa stavolta. lo vuoi attaccare? Attacco lui. Con Spider-Man. Esatto. Quindi gli Con togliamo la carta Disarticolo dalla Robusto. borsa. Ok. Esaurisci Esaurisci Spider. Spider-Man. Tu hai uno degli alleati più forti del Ok, gioco, giocherò secondo infatti lì. Scatterò lì me. Ok. e Perché ho detto così? lì. Ok. Perché la Entra in gatta gioco la nera ha gatta nera. una particolarità, che quando attacca non subisce danni. Ah, Quindi fantastico! rimane. Scarto due carte e poi gioco quella con il Dopo che hai segnalino. giocato gatta nera, scarta due carte dalla cima del tuo mazzo Zero. e aggiungi alla L'amico. tua mano ogni carta scienza stampata scartata in Quindi questo lui. modo. Ho pescato quella doppia con l'energia Genialità, doppia. Quindi adesso entra Voglio in far vedere cassa il fatto vai. che non ha il simbolo danno sotto Quindi attacco. questa è tua. Ok. Ok. Questa potrei giocarla comunque, giusto? Dovresti pagare una risorsa. Ok, pago. Potrei pagare lei. Sì. Pago lei, vorrei giocare sala interrogatori. Dopo che hai sconfitto un gregario, esaurisci le sale interrogatori, muovi una minaccia da una trama. E Quindi lo vuoi comunque. assegnare ad. Eh sì. Ok. Questa però è una carta supporto.
Nel senso, al momento rimane attiva Spider-Man, però nel momento, in cui beh, la dobbiamo togliere. È comunque un removal, cioè sì, una minaccia la leviamo. Vediamo quella. Ok. Ok, quindi okay, tu la vuoi assegnare a questo gregario. La mettiamo vicino, giusto per ricordare. Se è giusto che si facciamo così. Sì. No? Ok, penso di... Io comunque non sono stato toccato. No, tu non sei stato non toccato. Manco di, puoi di attaccare con la gatta. Volendo. Ah, ok. Se gli attacchi non subiranno manco danni. Quindi. Perfetto, attacco. Uomo sabbia o Rhyme? Uomo sabbia. Così, ti manca di levare quella. Ok, pesco, pesco 4. Capitano. Ok, io in questo momento sono ancora esaurito. Sì, esaurito. Ti riprenderai solo a fine, cioè fine turno. A meno che non utilizzi una carta. Quindi la carta incombenza crea grandi problemi all'eroe stesso, perché come puoi vedere adesso lui già è esaurito, per di più ha anche poche carte da giocare. No, infatti, caspita, caspita. Allora, io quello che posso fare è attacco con entrambe. Fai uno alla volta. Attacco con Squirrel Girl contro l'uomo sabbia. Ok, un danno all'uomo sabbia e un danno a Squirrel che muore. Esatto. Ok. La quindi torna. Questa andrà nella pila degli scarti. Poi, lui ritorna, fa ritornare il danno, giusto? Automaticamente quando attaccano beccano danno. Allora, guarda, sotto il simbolo sì, c'è l'intervento, c'è il simbolo. Mentre una gatta nera non ce l'ha, quindi... Ok. Con lì invece posso... Perché questo? Perché comunque hai soltanto tre slot alleato e una maniera rapida per poterli utilizzare, scartarli. Perché se tu dovessi giocare un quarto alleato, ne devi scegliere uno di quelli in campo da scartare. Esatto. A meno che ci sono delle carte supporto che ti aumenta il limite di uno. Sì, il mazzo di Carol Danvers se lo teneva. Lei non morirebbe, giusto? Perché avrebbe soltanto un danno al ritorno. Allora attacco lì. Quindi Rhino? Sì, no, attacco con promo sabbia. È un danno. Poi uso questo, gioco energia e utilizzo Avengers Uniti. Quindi riattivo... Avenger Assembled! Riattivo entrambi. Ok. Sono gli Avengers. Ripristino ogni personaggio Avengers. Ah, okay, quindi che controlli. Okay. Quindi lei non... Lei no, riattivo Capitan America. Allora, riattivo Capitan America e posso... Ho deciso di attaccare lui e me lo faccio fuori. Per forza. Sì. Sì, elimino lui a questo punto. Così elimino anche la trama. Quindi, lo esaurisci. Due danni a questo che viene eliminato. Ok. E ora leggiamo cosa faceva con la carta che giocava. Dopo che sconfitto un gregario, esaurisci sali interrogatori e rimuovi la minaccia dalla trama. Decido. Ok. Quindi adesso il primo giocatore non prenderà più una carta aggiunta. Questa ritorna. Posso decidere di flipparlo in questo modo? Sì, perché non l'ho fatto. Era già. Sì, sì, no? Ok, puoi farlo. Sei sempre confuso. Puoi recuperare tutto quanto e pescare 6 carte sì, perché Steve Roger. Quindi abbiamo terminato, giusto? Rec cosa sarebbe? Recupero, è buonissima quella carta. Praticamente il recupero da posso segnare a lui. Andrebbe a 5, esatto, che è tantissimo. Quindi adesso il cattivo trama è trama di 2. Trama di 2 per l'inizio della fase di esatto. Lui è il primo giocatore di turno, quindi lo attaccherà. Esatto. Recupera 3 2. No, se non utilizzo di, se non no, deve... perché era già esaurito. Quindi adesso attaccherà, farà 3 più 3 fa 6 danni. A me non attacca però in questo momento. Senza bonus. Senza bonus, 6 danni. 6 danni. Dove? A te. A Spider. Pesco. Bella. Pesco, beh, così. Lì, se mi tu risposta, vedi bene, c'è una carta che può... Vabbè, no, non serve a nulla perché è un insidio. Non ci sono. Non ci sono comunque potenziamenti. Beh, così. O volendo si può sempre difendere. È giusto, è vero. Però il prossimo turno non posso fare niente. Tu c'hai no, non beh, no, c'ho da fare. No, no, insomma, tu lo dici, invece di 10. Caspita, un punto per in più e arrivare a 12 è ottimo. Però, a me è arrivato al 50% dei punti vita. Esatto. Vabbè, ora recupero 4. Ok, alla fine di questo attacco scarta carica. Ok, quindi adesso questa carta... fortunatamente era una volta sola. Sì, verrà scartata. Perché carica, quindi lui carica una volta carica. Quindi ora vediamo, con lui invece tramerà di 1. Lo faccio la fine. Di 3. A meno che tu abbia qualcosa. Che abbassa la trama, no? No. Allora, 3, 2, 5.
Sono 10-10, in altre 4 e vince Rhino. E adesso distribuiamo le carte in contri. 1 e 1. Inizia Spider-Man. Vai, Spider-Man, gira. Sei Spider-Man, quindi Rhino ti attacca. Se un personaggio danneggiato da questo attacco tiene anche stordito, quindi per di più non solo confuso ma anche stordito. Esco. Però, volendo, puoi sempre giocare quella carta lì. Questa? Sì. Quando viene rivelata una carta insidia, vabbè, posso girarla praticamente. Questa è una carta insidia, okay. Però devi pagare una risorsa, esatto. Perfetto. Pago uno, quindi poi ne abbiamo tre totali. Spieghiamo bene cosa è successo? Vai, spieghiamo bene. Allora, quando viene rivelata una carta insidia dal mazzo dell'incontro, annulla i suoi effetti. Se vuoi farlo vedere. Allora, Spider-Man sta giocando senso di ragno potenziato. Quando viene giocata una carta insidia, quindi in questo caso... Sta scritto sul bordo. Ah, è un counter, diciamo. Ok, questa era avanzata travolgente. Ma va comunque bruciata la carta. Brutto questo. Annulla i suoi effetti di quando è rivelata, quindi annulla la carta proprio. E non è successo nulla. Non è successo niente. Vediamo Capitan America. Gli arriva un gregario, Shocker. Quando è rivelato infligge un danno a ogni eroe. Quindi, Spider-Man va a 5. E lì va giù anche. Ogni eroe non è alleato. No, okay, è alleato. E lui va a 8. 8, quindi 8, 5. Bene, lui ha terminato, adesso inizia Capitan America. Si vado sempre a 5. No. Sì, perché hai giocato la carta. Allora, con lui in realtà potrei recuperarlo, giusto? Cioè potrei prendere e recuperare dei punti. Sì. Ok. Puoi esaurirlo per farlo. Cosa fa la sua abilità, te lo ricordi? Perché... cerca il riduci di uno il costo del primo dato giocato ogni anno, in questo caso. Questa è ottima. Ma solo con i cattivi più forti. Sì, esatto. Allora. C'è il mimo come alleato. Sì, infatti sta facendo un pochino. Allora, innanzitutto lo recupero perché sto molto giù. Quindi da 8 più 3 vai a 12. No, 11. Io ho fatto lo scientifico, ma poi mi sono laureato in lettere e filosofia, quindi avete capito perché. Poi cosa faccio? Scarto questa, utilizzo lancio dello scudo per far fuori lui. Ma non c'è bisogno di scartarla, perché semplicemente a costo 0. Ah, esatto. No, per infliggere il danno. Ah, è vero, sempre mi dimentico, scusami. Ma quindi tu scartando le carte potresti infliggere 4 danni a questo e 4 danni a questo. Ottimo. Scartare un'altra, giusto? Sì, sì. Ti converrebbe. Sì, faccio questa, dai, alla fine. Vai. Quindi va a 10. Quanto stava? 21. 17. 21, meno 4, 17. Ma dai, fagli altri 12 danni. Sì, volevo vedere un pochino cosa poter fare. Io sono quasi matto. Dai, 12 danni, se 17 va a 5, 4. Sì, dai, scusa. Tappa, prima aggro. Allora, facciamo una cosa. Lui potrebbe flipparlo, giusto? Ragazzi, io vi consiglio di iniziare a vedere un attimo come fare per la trama. Sì. Perché siate in realtà state molto inquietate. Ah, vabbè, lì posso innanzitutto interagire. Sì, ma se muore la trama sì. Non va avanti, giusto? Cioè, se muore è finito. Lui, sì. Il problema se è che lui ha due modi di vincere, o con la trama o uccidendovi. Con lei interagisco, innanzitutto. 12 danni, va a 5. Esatto. Attacca. Va a 4. Va a 2. Ma 12 danni ho come di fare? Io ieri ho perso per un punto, lo sai? Allora, tu utilizzeresti lo scudo 3 volte. Sì. Quindi 3 per 4, 12. Sì, con questo potrei stordirlo in realtà, però... 12, 13. 14... 15-16. Sì, vabbè. E facciamo. Rimarrebbe a un punto. A un punto vita. Sì. Quindi 4, 8, 12, 13 danni? 13 danni. Prima giù. Quindi va ad... Oppure, ancora meglio, lo flippo. Lo flippi, ti scarti lo scudo, lo stappi e attacchi. Sì. No, questo è giocato, non è di recupero io. Cioè, qua devo giocare una carta dalla mia mano, questo l'ho già giocato. No, questo quindi... quando lo ritorno, ritorno in mano. Vero, sì. Di conseguenza... Facciamo. Scartiamo. 15 danni, quindi. 15 danni. 2 danni, sta.
sta a due danni. Vabbè, avete vinto, ragazzi. Avete praticamente matematicamente vinto. Tocca a Spider-Man. Volendo, puoi darmi tu proprio un po' di cazzo. Recuperi e peschi 5 carte. Sì. Però tanto arriva il turno di Spider-Man, lo attacca. Attacca con proprio lui. Ah, sì, attacca lui. Sconfigge. Rhino. Ok. Ve la siete vista abbastanza brutta perché era la prima partita. Quando pensa a diventare abbastanza facile, si può sostituire Rhino 1 con il livello 3. Esatto. Quindi si parte da livello 2. Cioè, siamo morti. Oppure si migliora il... facciamo vedere il livello 3. Quindi si inizierebbe il gioco in questa maniera. In questo caso partirebbe anche con la seconda trama. Esatto. Eh sì, perché partirebbe già con la seconda trama. In più c'è il mazzo del cattivo che può essere modificato. Okay. C'è la modalità esperto, che sono esattamente tre carte in più che fanno veramente male, più gli scenari modulabili. Gli scenari modulabili che hanno varie difficoltà. Ce n'è uno di livello 7 che si chiama la sedia fluttuante, che ti distrugge in un colpo solo. Quindi puoi giocare molte volte anche lo stesso, lo stesso cattivo con vari moduli di carte differenti, utilizzando anche vari supereroi differenti con vari set differenti. Senti, io volevo arrivare un altro, lo so. Vuoi provare? No. Vuoi provare, Antonello? No, fai provare, cioè, io mi alzo. Bello comunque. Sì, vado a chiedere... infatti, no, perché... Io ti faccio un esempio. C'è Ultron, che è una va cosa bene, impressionante, ragazzi. Perché... Oh, Marvel Champions sempre in preso e tu c'è sempre e adesso faremo altre partite e per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima. Mi ha distrutto. Salutiamo il pubblico. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Ciao. E il bene ha trionfato. Poi ho comprato